Vado da Marco Rizzo, vi faccio vedere peraltro la copertina di un libro appena uscito, Marco Rizzo con Alberto Lombardo, c'è una sigla che chi ha qualche anno ricorda, URSS, l'Unione Sovietica, a 100 anni dalla rivoluzione sovietica, e perché della caduta, la rivoluzione di ottobre, che appunto, cadono appunto il 7 novembre, no? I 100 anni. E nell'ultima di copertina del libro di Marco Rizzo c'è scritto: non è fallito il socialismo da Khrushchev a Gorbaciov, è fallita la sua revisione. Sì, questo è un libro storico, chiaramente chi pensa a un qualcosa, diciamo, di vecchio si sbaglia, perché alcuni dei diritti fondamentali che ci sono oggi in Occidente, in larga parte dell'Occidente, pensare al diritto di sciopero, a diritti dell'uguaglianza in generale, arrivano da quella roba lì, da quella rivoluzione lì. E c'è una grande attualità perché il capitalismo non è che dà tutte queste risposte. Detto questo, è un libro storico perché cerca di capire perché quel meccanismo è fallito. È fallito il socialismo come idea o è fallito dall'interno? Chi compra il libro lo potrete trovare non nelle migliori librerie, come si dice, perché Nelle librerie di nicchia si, possiamo dire, trove, non lo si, tro, so. no, no, si troverà in qualche libreria, perché la distribuzione, però online si può Sì, richiedere alla casa maledizioni, come editrice si dice, sa, Maledizione. maledizioni. Sono 100 anni e quindi in questi 100 anni noi abbiamo costruito questo libro, è un libro storico che spiega Che il tu hai detto che cosa perché. hai Ecco, accennato ad alcune delle cose che ci ha lasciato ho la accennato a rivoluzione. questo perché l'Unione Sovietica, che nasce nel 17 dalla Russia degli zar, da una Russia che ha l'aratro, si scopre vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, riesce a battere il nazismo, diventa la seconda potenza industriale del mondo e fino a Stalin arriva ad essere di fatto l'artefice del mondo, di tutte le conquiste anche sociali del mondo. Poi arriva Khrushchev che cambia drasticamente, non solo per il 20° congresso, ma cambia drasticamente anche l'organizzazione economica, si rivolge al mercato e si arriva a Gorbaciov che abbatte tutto. Ma questo Gorbaciov, accade, leader così, esatto, anche acclamato accade in tutto questo, Occidente, lo dico no? da un punto di vista storico, perché si creano le basi sociali per un'economia parallela che costruisce proprio una base sociale di persone che vuole un altro tipo di Cosa resta della modello. Russia di oggi, di tutto Beh, questo? certamente una grande nostalgia per il passato, dal punto di vista non simbolico solo, ma da un punto di vista economico e sociale. Nei sondaggi veri che vengono fatti in Unione Sovietica, nella Russia e nei paesi dell'ex Unione Dell'ex Sovietica Unione Sovietica. e nei paesi a democrazia popolare, la maggioranza delle persone, quelli che non sono nati chiaramente, quelli che hanno vissuto entrambe le due Sì. situazioni, sono assolutamente, diciamo, favorevoli a un ritorno al passato. Detto questo, volevo ricordare solo le cose che facciamo. C'è questo libro che potrete So che la trovare. cosa andrà A perché Mosca ci saranno si degli sceglie andrà. incontri con tutti i partiti comunisti del mondo, ci sarà la sfilata sulla Piazza Rossa e poi ci sarà anche una manifestazione di giovani che credono in queste idee, che vogliono cambiare il mondo partendo da uno slogan: è la tua rivoluzione. Perché quando parliamo di case, lavoro, Sì. disoccupazione, e quella è l'unica soluzione, perché cambierebbe i meccanismi di rapporto alla società. Sarà sabato 11 a Roma, Che partiremo cos'è? dal Colosseo, ci sarà un corteo fatto di giovani lavoratori, il prossimo sabato ancora, e Sì. concluderà questa settimana di attenzione Queste a sono le quell'evento tappe che storico che è riguardano modernissimo. il Questo partito. sistema, il Sì. capitalismo, ha 700 anni. Se si parte dalla società mercantile e si arriva alla rivoluzione industriale e oggi alla globalizzazione capitalistica, ci sono 700 anni di storia. L'idea del socialismo è giovane. Ursì, quando vede questa come Unione delle Repubbliche Socialiste Io Sovietiche, era credevo che non URSS. esistessero più i Ah, comunisti, invece visto? ci sono Invece ce ancora. n'ha Cioè, uno io a dico, pochi metri da ma lei. io Io mi mi fermo fermo qua, qua no, mi fermo qua perché è molto simpatico, mi ma stai è molto sentivamente. simpatico. Ma Non la stavo cosa. dicendo io che No, mi ma stai la cosa sentivamente simpatico, fondamentale. Rizzo, Qual è? però la cosa Aspetta, fondamentale è che faccio vedere. invece di entrare nel merito delle cose, quando noi parliamo di questo, c'è una sorta di colpo di Perché. teatro. Siete vecchi, ma ci siete Sentiamo, ancora? sentiamo Questo è il ma sono meccanismo. vecchi, No, sono no, ma la storia li ha. io credo che la storia abbia dato una sua sentenza e oggi dobbiamo un po' rassegnarci. Poi si può fare anche del sano reducismo oggi, fortunatamente, che la democrazia è così solida che se lo può permettere, tutto questo è possibile. E lo dico veramente con Sì, simpatia perché chi ha un ardore, una passione politica così profonda per un suo credo, comunque va sempre rispettato. Oggi
oggi, lo ripeto, ce lo possiamo permettere in una democrazia così solida. Detto questo, io veramente non era una battuta, ma pensavo che non esistessero più e non potessero neanche esistere più dei giovani che si possano dichiarare comunisti. Voglio solo però approfitto della presenza di un sì.